Radio Radicale, siamo con la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia per parlare dei referendum sulla giustizia del Partito Radicale e della Lega. Allora, che convinzione ha maturato su questi referendum e se li sostiene? Dunque, intanto ho maturato la convinzione che giustamente i radicali fanno questa battaglia, perché è una loro, diciamo, battaglia tipica e che hanno fatto sempre nel corso degli anni. Ritengo anche che sia ovvio, essendo una forza non rappresentata ovviamente in Parlamento. Detto questo, invece, per quello che riguarda poi la raccolta delle firme da parte di forze politiche che sostengono il governo, sì, prendo atto del fatto che lo ritengono una sorta di stimolo. C'è da dire che gli emendamenti, per esempio, del processo civile sono arrivati e che sicuramente, insomma, il lavoro lo dovremo fare qui, perché queste riforme, come sappiamo, devono essere vedere la fine entro la fine dell'anno. E sono sicura che il governo Draghi porterà avanti questo tipo di impegno e il Parlamento farà questo tipo di strada. In modo specifico, naturalmente, vorrei anche ricordare due cose molto brevi, cioè che purtroppo noi abbiamo ancora sulla schiena leggi come appunto quella della prescrizione e quello che noi chiamiamo spazza giustizia, che era il famoso spazza corrotti, che ricordiamo, insomma, fu votato nel periodo del governo giallo-verde. Ed in secondo luogo, che ci farebbe molto piacere, io questo chiaramente lo dico dalla parte di chi sono, cioè un esponente di Forza Italia, che la stessa forza e la stessa volontà sia messa per l'approvazione della normativa sulla legge, sulla proposta di commissione d'inchiesta che abbiamo fatto sulla vicenda del rapporto politica-magistratura e con particolare riferimento a quella cosa, alla famosa condanna di Berlusconi, che per noi rimane ancora una condanna incomprensibile e soprattutto non motivata. Ecco, lei quali referendum firmerebbe? Quello sulla separazione delle carriere, quello sulla carcerazione breve? Allora, la separazione delle carriere, io ho già firmato, e mi stupisce che nessuno se lo ricordi, la proposta, la petizione che hanno fatto le Camere penali, cioè c'è già depositata alla Camera, mi pare, questo tipo di proposta. Quindi anche lì non è che non c'è nulla, no? Certo. C'è un percorso Che è fermo. esatto, e su cui le Camere penali fecero e hanno fatto e continuano a fare una battaglia. Allora, senta, lei ritiene che anche guardando l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle sul lavoro della cosiddetta Commissione Lattanzi e anche le polemiche che ci sono state alla Camera sull'emendamento Costa che riguarda la responsabilità civile dei magistrati, ritiene che ci sia un muro che si chiama Movimento 5 Stelle? No, perché quando Di Maio fa le scuse pubbliche, scegliendo il foglio, forse avrebbe anche dovuto fare le scuse pubbliche sul fatto, a quel sindaco, no? La vicenda del sindaco Ugetti. Giuetti, esatto, la vicenda del sindaco Giuetti, significa che anche loro, in parte o tutti, non lo so, però hanno compreso che su questa materia adesso non si può scherzare, un punto di caduta va trovato. Ritiene che non sia stato un posizionamento tattico? No, non credo proprio. Siamo abituati a cambi di posizione, per carità, no? Ma non è questo il momento di dirlo. Io ritengo che il ministro Cartabia stia mettendo in atto una forza di fuoco di mediazione inimmaginabile. Senta, la riforma della giustizia alla Camera, secondo lei, la faranno i parlamentari o la faranno gli uffici del Ministero della Giustizia e quindi, diciamo, anche i magistrati? Io credo che lei con questa domanda si sottovaluti, come lo che dicevo prima, cioè è il ministro Cartabia, perché è un ministro anche lei silenzioso, come Draghi. Però quando i ministri sono silenziosi bisogna stare molto attenti, nel senso che bisogna seguire con grande attenzione quando parlano, perché da lì poi si capisce dove vogliono arrivare. Quindi da questo punto di vista io non credo assolutamente che la cosa sarà scritta dagli uffici, sarà scritta dal Parlamento, sarà scritto da Tizio o Sempronio. Io credo che sarà fatto dalle forze che sostengono questo governo con la supervisione e naturalmente la mediazione della Cartabia e del governo stesso. L'ultima domanda, che cosa è cambiato dal momento in cui Berlusconi insieme a Pannella nel 2015 firmò il referendum sulla giustizia e oggi?
È cambiato, è cambiato tanto, perché da quel momento, come noi sappiamo, quello era un momento sicuramente in cui Berlusconi era l'uomo nero, no? L'abbiamo adesso ormai acclarato, da Palamara penso in poi, credo che non ci siano grossi dubbi, e soprattutto era l'uomo contro cui effettivamente c'è stata un'azione. Per eliminarlo, non potendolo fare politicamente dal punto di vista giudiziario. Oggi è cambiato completamente il quadro, quindi siamo venuti da un'epoca giustizialista estremamente giustizialista, e il Paese si sta interrogando su due questioni fondamentali, cioè il primo, se sia da Paese civile avere delle persone condannate per veline che escono magari dalle procure e ancora non sanno no, se sono, quali sono le carte, cioè per capirsi il processo mediatico che distrugge una persona e la distrugge in via definitiva. In secondo luogo, il clima nei confronti della magistratura è cambiato, cioè il Paese ha bisogno di riacquistare la fiducia, soprattutto perché sappiamo benissimo che tantissimi magistrati sono soggetti che lavorano e non si occupano di logge segrete oppure di Dossier. politica, esatto, di dossier, di politica. Questo sta emergendo in modo terribile, no? Cioè noi siamo anche un po' spaventati, no? Perché sembra che fanno effettivamente dossier per eliminarti al momento opportuno. Quindi è cambiato completamente il clima. Qualcuno ha detto, e le do un concetto conclusivo, che paradossalmente proprio quando la magistratura, diciamo, una certa parte della magistratura ha perso Berlusconi come nemico, è implosa. Questo è cambiato. L'ultima domanda, se il 4 luglio Sì? non si è mossa una paglia alla Camera sulla riforma della giustizia e passa davanti a un tavolo di raccolta firme per il referendum, che fa? Per i radicali lo farei, guardi, per i radicali ho una grande rispetto. Però non amo, diciamo così, Fare proclami. no, non fare proclami, il parlare troppo su cose che invece devono, o stare magari sui piedi, con i piedi su due staffe. Noi siamo al governo, Forza Italia è al governo, ha voluto fortemente questo governo, e l'ha voluto fortemente per tirar fuori il paese dalla pandemia. Nessuno credeva che arrivassero a 500.000, sono a 600.000 vaccinazioni, e il paese se ne sta ormai accorgendo. Per il recovery, e oggi qui abbiamo approvato il fondo complementare, il recovery è già in Europa, il 22 arriva, poi ci sono le riforme da fare, insomma, secondo me ci serve un po' di serietà. Però non, questo io lo dico affettuosamente, chiaramente con grande rispetto ai nostri alleati. I radicali, cioè levare un referendum ai radicali mi pare una cosa impossibile. Va bene, grazie, la ringrazio, grazie alla senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia. Grazie.